Incomunicabilità. Salve, salve a tutti, bentornate e bentornati in questo canale di storie raccontate. Oggi vi porto una cosa un po' particolare, vi porto la lettura di una scena della Cantatrice Calva, un'opera teatrale di Ionesco che fa parte del Teatro dell'Assurdo. E grazie alla lettura di questa scena vorrei parlarvi di incomunicabilità. Due parole sul Teatro dell'Assurdo e su questa opera. Il Teatro dell'Assurdo si chiama così perché le opere portate in scena non hanno un senso compiuto e i personaggi si esprimono in modo non lineare, disarticolano le parole, le frasi, eccetera. E Ionesco è insieme a Beckett è uno dei pilastri del Teatro dell'Assurdo. La Cantatrice Calva in realtà inizialmente aveva come titolo L'Anglais sans peine, ovvero l'inglese facile, l'inglese senza pena, perché Ionesco si rifà, diciamo che trae ispirazione a un libriccino, come c'erano anche quando eravamo ragazzini, insomma, almeno io me lo ricordo, c'erano questi libriccini che ti insegnavano il francese, l'inglese velocemente, perché c'erano tutte quelle frasi fatte, no? E era appunto un manualetto di istruzioni su come chiedere il pollo arrosto al ristorante, come prenotare un treno, come chiedere informazioni per andare alla stazione, eccetera. Non tutte quelle frasi fatte, no? Frasi banali, frasi fatte, ve le ricorderete anche voi, perché insomma c'erano, almeno quando io ero piccolina e ragazzina c'erano. Quindi lui si ispira a questo manualetto e fa questa specie di anticommedia che è proprio incentrata sul controsenso della vita, no? E anche sulla pesantezza dell'essere, ma soprattutto sulla incomunicabilità. Una nota simpatica, divertente, sempre sul titolo. È diventata la Cantatrice Calva perché a un certo punto durante le prove per la messa in scena di quest'opera, uno dei personaggi, invece di dire l'istitutrice bionda, ebbe un lapsus e disse la Cantatrice Calva. E questa cosa piacque moltissimo a Ionesco perché ci stava in pieno nel nonsense di tutta la storia, perché non c'era nessuna cantatrice e soprattutto non era calva, ecco. E quindi il titolo diventò La Cantatrice Calva. Come vi dicevo, è un testo che sottolinea proprio l'incomunicabilità. Io mi sono presa naturalmente un po' d'appunti. Sottolinea e parla del parlarsi proprio addosso senza ascoltare l'altro. Al centro di tutta questa vicenda ci sono sei personaggi che non riescono a comunicare, che non riescono ad ascoltarsi, che non riescono ad esprimersi. E questo è un testo che è stato scritto la commedia è stata messa in scena nel 1950. Però è un testo assolutamente moderno perché parla davvero di noi, no? Della nostra difficoltà, difficoltà nell'ascolto, difficoltà di comunicare ciò che pensiamo, ciò che sentiamo, la difficoltà di ascoltare l'altro, di vederlo ed ascoltarlo davvero. Può essere questo una problematica dovuta forse alla nostra forsennata abitudine a dialogare attraverso i social? Può darsi, perché magari quando ci troviamo vis-à-vis con qualcuno, no, abbiamo qualche difficoltà, ma io credo che certe problematiche siano proprio tipiche, no, del nostro modo
del nostro modo di essere, il parlarsi addosso senza ascoltarsi. Voglio dire, quante volte ci è capitato a tutti di discutere magari animatamente con qualcuno per poi accorgersi che stavamo dicendo le stesse identiche cose. Vi sarà capitato tante volte, a me sì, per esempio. Quante volte non prestiamo attenzione a quello che ci viene detto? Perché magari pensiamo ad altro, non so, vediamo passare qualcuno, guarda, bella quella borsa, chissà dove l'ha presa, quasi cosa, oppure non ho chiuso il gas. E non stiamo ad ascoltare la persona che ci sta parlando in quel momento, no? E quindi, magari a volte, la persona, magari noi che vediamo il nostro interlocutore un po' distratto, diciamo, abbiamo fretta di esprimere il nostro pensiero, abbiamo fretta di dire delle cose, no? Perché abbiamo paura che questo tan tratto si alzi e dica, beh, ciao, io allora vado e tu rimani lì con le tue cose da dire e non le hai dette. Però quello che ti viene fuori sono frasi mozzate, magari frasi senza senso, e frasi che non raccontano davvero ciò che di te volevi raccontare. E quindi tu rimani così un po' frustrato perché non sei riuscito o riuscita a dire quello che volevi. L'altra persona non ha ascoltato, non ha capito davvero. Quindi quante volte abbiamo detto o ci siamo sentiti dire, ah, ma io non avevo capito che era una cosa in questi termini, non avevo capito che era così grave, non avevo capito che ci tenevi così tanto, non avevo capito perché, perché noi non ci siamo espressi al meglio e perché la persona in quel momento non ci ha ascoltato davvero, perché ha preso quelle frasi oppure ha pensato ad altro, perché non siamo più abituati all'ascolto e a guardarci davvero, ad ascoltare davvero quello che dice l'altro, anche guardare, no? Leggere anche il linguaggio del corpo. Noi non siamo più abituati a farci caso, a leggere anche queste cose. Oppure pensate, scusate il rumore, oppure pensate anche nei rapporti di coppia, nei rapporti amorosi o neanche nei rapporti di amicizia. Quante volte abbiamo detto, abbiamo sentito dire, io questa persona non la conosco più. Ma cosa è successo? Ma io non lo riconosco, non la riconosco. Ma io con chi ho vissuto per tutti questi anni? Perché ci troviamo di fronte a un estraneo, un'estranea? Perché questa persona non ha dato di sé la verità, non si è definita per come era davvero, noi non l'abbiamo voluta vedere per come era davvero, perché magari noi guardiamo gli altri, magari sia soprattutto diciamo nei rapporti d'amore, ma anche nei rapporti di amicizia, noi guardiamo tutto filtrato dai nostri desideri. E quindi quella persona l'abbiamo magari investita di chissà quali significati, no? Mentre invece non, tutto questo era frutto della nostra mente, dei nostri desideri. E quindi, per forza di cose, l'altro non era l'altro, non era quello che conoscevamo, ma era semplicemente un'altra persona. Però questo ci crea un senso di disorientamento, no? Quando succede, penso che sia accaduto a tutti, non solo a me, voglio dire. Ecco. La storia che viene narrata veniamo a bomba alla nostra cantatrice Calva, perché vi renderete conto come tutto questo, diciamo, preambolo lungo che vi ho fatto, no? Sia assolutamente importante per capire questa scena, che andrò a leggervi. La storia è breve, ci sono, due coniugi, i coniugi Smith, che, aspettano, i coniugi, Martin per la cena.
Quindi sono in salotto, parlano senza ascoltarsi, naturalmente ognuna dice, una dice una cosa, una dice un'altra. A un certo punto la cameriera Mary, suonano alla porta, la cameriera Mary va ad aprire. I signori Smith escono di scena per andarsi a cambiare, anche se torneranno dopo vestiti esattamente nello stesso modo. E quindi in scena rimane Mary che va ad aprire ai coniugi Martin, li fa entrare, li fa mettere seduti uno di fronte all'altro. I coniugi Martin conversano come se non si conoscessero assolutamente. Proprio loro si vedono per la prima volta, non hanno idea di chi sia l'uno o l'altra. Ma poi conversano e solo grazie proprio ad una serie di bizzarre coincidenze scoprono con meraviglia di essere marito e moglie. Ecco, quindi è una scena molto significativa, chiaramente portata all'eccesso, santo Dio certo, no? Chiaramente portata all'eccesso, però è significativa anche di molti rapporti di coppia in cui non ci si parla e davvero non ci si conosce. Magari l'altra persona è proprio un estraneo. Non ci conosciamo, non ci ascoltiamo, non ci guardiamo. E i signori Martin sicuramente sono una coppia anche dei giorni nostri, ripeto, portata all'eccesso naturalmente, perché qui parliamo del teatro dell'assurdo, però diciamo ci può raccontare tanto di quello che siamo anche noi, di quella che è, diciamo, il nostro modo di vivere i rapporti interpersonali. Quindi è una scena, diciamo, surreale, ovviamente assurda, divertente, in cui questi due personaggi, che tra l'altro non hanno una carica emotiva così forte, ma rimangono abbastanza quasi inermi, inerti di fronte a questo colloquio. Sono ognuno nel proprio involucro, ognuno nel proprio involucro, e quindi non hanno una, non c'è una passionalità, tutto molto, molto, molto composto, perché è come se veramente non ci si volesse dare all'altro, ma si conversasse proprio per frasi fatte e per luoghi comuni, come se queste due persone fossero quasi due automi. Ecco. Io spero che questa lettura, sarà una lettura breve, questa lettura vi piaccia, che vi piaccia questa modalità di racconto. E vi chiedo, naturalmente, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi a questo canale di storie azionando la campanella in modo da essere sempre informati quando pubblicherò un mio video, che in genere viene pubblicato il sabato mattina. Se questo video vi piacerà, mettetemi un like, così mi farete capire che il mio lavoro vi piace. E nel frattempo, quindi, io vi lascio alla visione di questi due coniugi e all'ascolto di La cantatrice calva, scena terza. Casa dei coniugi Smith. Mary, la cameriera, apre la porta ai coniugi Martin. Perché siete venuti così tardi? Non è educazione. Bisogna arrivare all'ora fissata, capito? Ad ogni modo, sedetevi ugualmente. E adesso aspettate. La signora e il signor Martin seguono l'uno in faccia all'altra, senza parlare. Sorridono timidamente. Mi scusi, signora, non vorrei sbagliare. Ma mi pare di averla già incontrata da qualche parte. Ah, anche a me, signore, pare di averla incontrata da qualche parte.
Non l'avrò, signora, per caso intravista a Manchester? Ah, potrebbe darsi. Io sono nativa di Manchester. Tuttavia non ricordo bene, signore. Non potrei dire se è lì che l'ho vista o no. Oh, Dio mio, è veramente curioso. Sta di fatto che io, signora, ho lasciato Manchester circa 5 settimane fa. Ah, è veramente curioso, bizzarra coincidenza. Anch'io, signore, ho lasciato Manchester circa 5 settimane fa. Io ho preso il treno delle 8:30 del mattino, quello che arriva a Londra a 4:45, signora. Ah, veramente curioso, veramente bizzarro, incredibile coincidenza. Io ho preso lo stesso treno, signore. Oddio mio, veramente curioso. Ma non potrebbe darsi allora, signora, che io l'abbia vista in treno? È possibile. Verosimile e plausibile, e dopo tutto, perché no? Io però non me ne ricordo, signore. Io viaggiavo in seconda classe, signora. In Inghilterra non esiste seconda classe, ma io viaggiavo ugualmente in seconda classe. Ah, veramente bizzarro, veramente curioso, incredibile circostanza. Anch'io viaggiavo in seconda classe. Veramente curioso. Noi possiamo benissimo esserci incontrati in seconda classe, cara signora. La cosa è possibile, è persino verosimile. Ma io non ne ho un ricordo chiaro, caro signore. Il mio posto era nel vagone numero 8, sesto scompartimento, signora. Ah, curioso. Anche il mio posto era nel vagone numero 8, sesto scompartimento, caro signore. Oh, ma veramente curiosa questa coincidenza. Ma non potrebbe darsi, cara signora, che noi ci siamo incontrati nello stesso scompartimento? Ma dopotutto è estremamente possibile. Io però non me ne ricordo, caro signore. A dire il vero, cara signora, non me ne ricordo neppure io. Ciò non toglie però che possiamo esserci visti proprio lì. Anzi, più ci penso, più la cosa mi pare possibile. Ah, certamente, signore, certamente. Ma com'è curioso. Io avevo il posto numero 3, vicino alla finestra, cara signora. Ah, oh, mio Dio! Com'è curioso e com'è bizzarro! Io avevo il posto numero 6 vicino alla finestra. In faccia a lei, caro signore. Ah, oh, mio Dio, che curiosa coincidenza! Noi eravamo dunque faccia a faccia, cara signora. È certamente lì che ci siamo visti. Ah, oh, veramente curioso. La cosa è possibile. Ma io non me ne ricordo. Caro signore. A vero dire, cara signora, non me ne ricordo neppure io. Tuttavia, è possibilissimo che noi ci siamo visti in quell'occasione. È vero, ma non ne sono completamente sicura. Non è lei, cara signora, la signora che mi ha pregato di mettere la valigia sulla reticella e che dopo mi ha ringraziato e permesso di fumare? Ma sì, dovrei essere proprio io, signore. Ah, com'è curiosa, curiosissimamente curiosa questa coincidenza. Che curiosa e bizzarra coincidenza. Non le pare, signora, che noi potremmo essersi conosciuti in quel momento? Ah, è certamente una curiosa circostanza. È possibile, caro signore. Tuttavia non credo di ricordarmene. Neppure io, signora. Dal mio arrivo a Londra, io abito in via Brunfield, cara signora. Oh, quanto è curioso, quanto è bizzarro! Anch'io dal mio arrivo a Londra abito in via Brunfield, caro signore. Ah, curioso! Ma allora noi possiamo esserci incontrati in via Brunfield.
cara signora. Quant'è curioso e quant'è bizzarro tutto ciò! È davvero possibile se ci si pensa! Ma io non me ne ricordo, caro signore. Io abito al numero 19, cara signora. Ma com'è curioso! Anch'io abito al numero 19, caro signore. Ma allora che ne direbbe, cara signora, se ci fossimo incontrati in quella casa? Possibile. Ma io non me ne ricordo, caro signore. Il mio appartamento è al quinto piano, il numero 8, cara signora. Ma com'è curiosa, com'è bizzarra, Dio mio, questa coincidenza. Anch'io abito al quinto piano, nell'appartamento numero 8, caro signore. Curiosa, curiosissima, incredibilmente curiosa circostanza. Nella mia camera da letto c'è un letto. Il mio letto è coperto da un piumino verde. Questa camera, con il suo letto e il suo piumino verde, si trova in fondo al corridoio, tra il bagno e la biblioteca, cara signora. Quale coincidenza, gran Dio, quale coincidenza! La mia camera da letto ha un letto con un piumino verde e si trova in fondo al corridoio tra la biblioteca, caro signore, e il bagno. Oh, quant'è bizzarro, curioso e strano! Mi lasci dunque dire, cara signora, che noi abitiamo nella medesima camera e che dormiamo nello stesso letto, cara signora. È forse lì che ci siamo incontrati. Ah, la curiosa coincidenza! È veramente possibile che sia lì che ci siamo incontrati? E potrebbe persino darsi la scorsa notte. Ma io non me ne ricordo, caro signore. Io ho una figlioletta e questa figlioletta abita con me, cara signora. Essa ha 2 anni ed è bionda. Ha un occhio bianco e uno rosso. È molto graziosa e si chiama Alice, cara signora. Ah, bizzarra coincidenza! Anch'io ho una figlioletta. Essa pure ha 2 anni, un occhio bianco e uno rosso. È molto graziosa e si chiama Alice, caro signore. Ah, curiosa e bizzarra coincidenza! Forse è la stessa, cara signora. Curiosissimo! È davvero possibile, caro signore? Allora, cara signora, io credo che non vi siano più dubbi. Noi ci siamo già visti e lei è la mia legittima sposa. Elisabetta, ti ho ritrovata! Donald, sei tu, darling. Si mettono a sedere sulla medesima poltrona, si tengono stretti e si addormentano. La pendola batte ancora parecchie volte. Mary, in punta di piedi, entra cautamente in scena e si rivolge al pubblico. Elisabetta e Donald adesso sono troppo felici per potermi udire. Posso dunque rivelarvi un segreto. Elisabetta non è Elisabetta e Donald non è Donald. Eccone la prova. La bambina di cui parla Donald non è la figlia di Elisabetta. Non si tratta della stessa persona. La figlia di Donald ha un occhio bianco e uno rosso, precisamente come la figlia di Elisabetta. Tuttavia, mentre la figlia di Donald ha l'occhio bianco a destra e l'occhio rosso a sinistra, la figlia di Elisabetta ha l'occhio rosso a destra e l'occhio bianco a sinistra.
Di conseguenza, tutto il ragionamento di Donald crolla urtando contro quest'ultimo ostacolo che annulla tutta la sua teoria. Nonostante le coincidenze straordinarie che potrebbero sembrare argomenti decisivi, Donald ed Elisabetta, non essendo genitori della medesima creatura, non sono Donald ed Elisabetta. Ha un bel credere lui di essere Donald. Ha un bel credere lei di essere Elisabetta. Ha un bel credere lui che lei sia Elisabetta. Ha un bel credere lei che lui sia Donald. Essi si ingannano amaramente. Ma chi è allora il vero Donald? Qual è la vera Elisabetta? Chi mai ha interesse a far durare questa confusione? Io non ne so nulla. Non sforziamoci di saperlo. Lasciamo le cose come stanno. Il mio vero nome è Sherlock Holmes.